Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avete notato, come avrete sicuramente capito dalla copertina e dal titolo, andiamo a parlare di un argomento sul quale stiamo un po' parlando tutti in questi giorni, cioè lo scambio a tre, anche se non è uno scambio a tre, ma facciamolo passare solo per rendere l'idea, Bonucci, Caldara, Higuain. Allora, intanto cominciamo a dire che la Juve non è pazza, ecco, a differenza di quello che stanno dicendo molti tifosi. Andiamo a parlare per logica solamente, usando la logica societaria e non il cuore dei tifosi, perché io col cuore, ragionando col cuore da tifoso, dico la verità, non avrei mai ceduto Higuain, soprattutto al Milan, e non avrei mai fatto lo scambio Caldara Bonucci. Però c'è la scelta societaria che comunque impone una certa logica ferrea, e quindi con quel cuore di pietra che le società devono anche avere, altrimenti ragazzi non funziona, non funzionerebbe il giocattolino, diciamo. Allora, cominciamo dunque ad andare un po' per logica. Intanto cominciamo a dire che non è che se fai questa operazione il mercato della Juve passa da 10 a 4, questo è una cavolata, come voto parlo, come voto totale è una cazzata, anzi neanche una cavolata, una cazzata che è ingenerosa verso la società, quella società che ti ha portato CR7, Cristiano Ronaldo, cioè l'alieno è a Torino grazie a questa società. Cancelo, Emre Can sono a Torino grazie a questa società. Dire che questa società, Perin, che io lo reputo uno dei migliori portieri, cioè lo reputavo l'anno scorso, è alla Juve grazie a questa società. È inutile che poi mi venite a dire il mercato passa a 4 per un'operazione che può anche non piacere, però non può passare a 4 questo mercato, anche perché non è che stai dando via Caldara per un giocatore di Lega Pro, lo stai dando comunque per Bonucci. Adesso usiamo la logica che secondo me ha usato la società. Devo dirvi intanto che tutti questi i dati economici non li riporto per filo e per segno, ma vi invito ad andare a controllare su Calcio e Finanza. Se andate sulla pagina del mio carissimo amico il Marchese Bianconero, trovate il link di questo articolo dove si parla del vantaggio della Juve e dello svantaggio del Milan. In poche parole, in questa operazione la Juve ci guadagnerà a livello di bilancio e il Milan ci perderà, e già questo è un buon motivo per fare l'operazione. Ma ripeto, vi invito ad andare sulla pagina del Marchese di Bianconero dove troverete l'articolo di Calcio e Finanza. Parliamo solo a livello di squisitamente tecnico e qualcosina diciamo di bilancio, ma appena appena, perché poi ripeto, per i dettagli affidatevi a quell'articolo lì e al Marchese Bianconero, che è sicuramente più avanti di me in economia. Parliamo del fatto che la Juve, Higuain, secondo me aveva già scelto di venderlo dopo la finale. Il motivo è semplice: Higuain è costato 90 milioni, c'era bisogno di cederlo. Quest'anno era l'ultimo anno dove potevi trovare una cifra abbastanza decente per vendere Higuain, cioè intorno ai 55 milioni. E il problema è questo, che nessuna squadra si è fatta avanti, quindi tu già devi trovare una squadra che era disposta a prendersi Higuain, anche perché con Ronaldo, è inutile che ci giriamo attorno, c'erano troppi attaccanti. E io vi dico anche che qualsiasi allenatore tra Mandzukic e Higuain sceglie Mandzukic. Adesso vi spiego perché. Dybala, Costa sono giocatori completamente diversi, Cuadrado eccetera, sono Bernardeschi, sono troppo diversi, quindi andava sacrificata una punta, e ovviamente viene sacrificato Higuain perché intanto è quello che prende di più, e secondo anche perché Mandzukic, come detto prima, è il giocatore a cui nessun allenatore farebbe a meno, per la sua capacità di lavorare su qualsiasi ruolo, qualsiasi situazione, e anche per fare i suoi gol pesanti che ha sempre messo dentro, comprese due gol in finale di Champions e un gol in finale di Coppa del Mondo. A Mandzukic io credo che nessun allenatore rinuncerebbe mai. Stessa cosa verrebbe ad esempio per uno Sturaro, che non è allo stesso qualitativamente valore di Mandzukic, ma è uno di quei giocatori che l'allenatore non vorrebbe mai farne a meno, perché è un giocatore che anche se non vede il campo non crea mai problemi, lo viene messo da qualsiasi parte, dà l'anima per la propria squadra. Diciamo che un giocatore che, se non messo in lista Champions, tenuto in lista campionato e basta, ogni tanto la sua partita la può fare e secondo me si rende sempre utile. Ma questo è un altro discorso. Tornando al discorso degli attaccanti, quindi tra Mandzukic e Higuain la Juve ha scelto Mandzukic, ma credo che qualunque altra squadra avrebbe scelto Mandzukic. Prende meno soldi di Higuain, e come detto è molto più duttile, è molto più propenso alla fatica, cosa che Higuain, non che non l'abbia mai fatto, ma che è meno portato proprio di suo. Higuain è il classico giocatore a cui devi servire il pallone per far gol, un po' come lo è Ronaldo, ecco.
quindi è difficile l'idea di poter vedere un Ronaldo e un Higuain assieme. Detto questo, la Juve, una volta preso Ronaldo, si è trovata a dover vendere Higuain. A mio avviso non sono arrivate offerte dal Chelsea, se ne è parlato, ma poi alla fine non ne sono arrivate. E alla fine si è dovuta trovare a chiedere al Milan, che cercava la punta, se fosse interessata all'acquisto di Higuain. Alla fine il Milan sta soddisfando le richieste della Juve, perché comunque un prestito di 20 milioni più un riscatto di 34 credo che sia, siano su, comunque sui 54 milioni, cifra esatta per evitare la minusvalenza, quindi cifra che la Juve soddisfa parecchio. Dispiace tantissimo vederlo al Milan, perché sono dei rivali, per quello che volete, però oggettivamente a livello societario, come detto prima, non ragionando da tifosi ma ragionando da dirigenza, questa è una grande operazione, al momento giusto venduto il giocatore, al momento giusto coi prezzi giusti. Venendo adesso allo scambio Bonucci-Caldara, che tutti stanno gridando allo scandalo per questo. Allora, sicuramente Bonucci non è andato via bene l'anno scorso, se n'è andato via molto male e ha detto cose che non sono piaciute a me compreso, a tutta la tifoseria della Juve. Però adesso ragioniamo a livello di società. La Juve si trova ad avere un Ronaldo per due, cioè il contratto è di 4 anni, ma io sinceramente dubito che li faccia tutti e quattro, o comunque che li faccia tutti e quattro ad alti livelli. La Juve punterà forte su Ronaldo soprattutto i primi 2 anni, vuole avere una squadra, diciamolo, pronta. L'anno scorso la Juve in difesa ha avuto Barzagli, Penatià, Chiellini e Rugani e Ovedes, che purtroppo perché Ovedes a me piaceva tantissimo, purtroppo Ovedes per via degli infortuni non l'hai potuto sfruttare appieno, ma a me piaceva tantissimo. La situazione dell'anno scorso, parliamoci chiaro, ci siamo trovati con 4 difensori e purtroppo Barzagli e Rugani hanno fatto vedere spesso di non essere adatti a certi tipi di palcoscenici. Cosa vuol dire? Che c'era bisogno di acquistare un centrale. Io questo lo dissi già inizio mercato. C'era la possibilità di Godin, ma Godin è un giocatore che purtroppo probabilmente rinnoverà e quindi va fuori mercato per la Juve e sembra che voglia rimanere all'Atletico, quindi la volontà del giocatore vince su tutto. A questo punto l'unico giocatore che la Juve poteva riprendere, anche perché era proprio forte la volontà del giocatore di voler tornare alla Juve, era il signor Leonardo Bonucci, che mi è aggiunta voce che a gennaio è andato a Vinovo a chiedere scusa a tutti, prendendosi praticamente, come posso dire, il ginocchio sui ceci, a chiedere scusa anche ad Allegri eccetera, e scuse che sono state abbondantemente accettate. Diciamoci anche la verità, ad Allegri non dispiacerebbe avere Leonardo Bonucci, anche perché quello che ho detto io, scarso a livello di marcatura, nell'uno contro uno Bonucci è saltabilissimo, io questa cosa l'ho sempre detta e lo ribadisco, perché sennò milanisti potrebbero dire ma come, l'anno scorso hai fatto il fondo a Bonucci? Sì, è vero, io l'anno scorso ho fatto un paiolo così a Bonucci, ma è stato anche figlio del paiolo che mi hanno fatto a me per averlo preso. Io ho fatto sto paiolo e ripeto le stesse cose che ho detto dallo scorso agosto, che Bonucci nell'uno contro uno è scarso, non è un giocatore che ti dà affidamento, come francamente a me non mi dà affidamento Rugani, però a differenza di vari Rugani eccetera ha un lancio di 30 metri che ti permette di impostare, e questa cosa lo dissi anche quando era al Milan, che Bonucci nell'impostazione è uno dei migliori al mondo, andate a rivedervi i video che questa cosa qua l'ho sempre detta. Caldara, io ho due dubbi. Il primo, secondo me, è quello più fondato, che sia stato lui a chiedere la cessione. A me è venuto il dubbio, ho cominciato a sentire il procuratore di Caldara creare storie, soprattutto da quando Barzagli ha rinnovato. Io non vorrei che questo ragazzo qua, già da col rinnovo di Barzagli, abbia cominciato a manifestare la voglia di dire io però voglio giocare, io però di qua, io però di là. Alla Juve questa certezza non te la dà nessuno, ma neanche Ronaldo ce l'ha. Quindi questa cosa secondo me dà molto fastidio a chiunque addetti ai lavori, ed è una cosa che tutti gli allenatori odiano, avere un giocatore che vuole la titolarità. Detto questo, è una supposizione, non avremo mai la certezza della cosa, però è una cosa che mi fa molto pensare, anche perché sentire le parole del suo agente, la gente va molto pesante, va molto a dire sai non giocherebbe perché Benatia, Chiellini, però ragazzo mio, se sei forte te lo devi anche dimostrare. Il secondo dubbio che mi viene è perché la Juve comunque si abbia messo poco a metterlo sul mercato, tra Chelsea, Dortmund, Milan. E la mia domanda è, non è che stiamo un po' sopravvalutando il giocatore? Cioè, per carità, giocatore di futuro talento indiscusso, probabilmente futuro capitano della nazionale, centrale della difesa della nazionale,
però a questa Juventus qua serve in questo momento Caldara? Secondo me in questa Juventus qua, col blasone che ha raggiunto, serve più tenere i grandi campioni piuttosto che delle promesse. La Juve ha bisogno di certezze in questo momento. Senza contare che con la squadra B, secondo me, la Juve avrà la possibilità di crearsi i suoi campioni sempre di più, sempre di più, sempre di più. Quindi ecco che se Caldara, a mio avviso, avesse manifestato l'idea di dire io rimango anche se faccio panchina, io non credo che la Juve l'avrebbe ceduto. Ma visto che Caldara è, mi sembra di aver capito anche tramite le parole del procuratore, uno che vuole giocare a tutti i costi, è giusto che vada a farsi la sua esperienza al Milan e a giocare al Milan. Tra l'altro, secondo me, in questa operazione qua ci guadagna economicamente tanto la Juve, perché, come avete, ripeto, se avete visto il link di Calcio e Finanza avete proprio le tabelle dove si vede che la Juve ci guadagna parecchio. Ci guadagna tecnicamente la Juve, perché comunque manca un regista difensivo, magari scarso come difensore ma ottimo come regista difensivo, ma ci guadagna ovviamente anche il Milan, che se Caldara esploderà, comunque intanto dà via un giocatore che palesemente non vuole più stare. Caldara viene preso e non si sa se sboccerà, sarà stato comunque un grande acquisto. Se non sboccerà, comunque è stata una scommessa persa, che comunque nel calciomercato ci può stare. E comunque si è assicurato il Milan un attaccante comunque che i suoi gol li fa sempre, a cui vorrò sempre bene, a cui sarò sempre affezionato, e questo lo dico pure se dovesse segnarci in finale di Supercoppa, non mi interessa. Io Higuain gli voglio bene, gli vorrò sempre bene e lo ringrazio per quello che ha fatto, non riesco a dirgli niente di male. Per quanto riguarda invece Bonucci, io so che molti di voi stanno rodendo perché Bonucci torna, e io lo capisco, perché le cose che ha detto sono state anche pesanti, cattive, di cattivo gusto, non tanto cattive in sé, di cattivo gusto, e anche qui ingenerose verso la squadra che ti ha lanciato. Però io a un certo punto mi fermo due cose. La prima cosa, l'esultanza, smettetela di fare ipocrisia. Lui è esultato allo stadio, mi ha fatto bene, perché gli abbiamo fischiato per un'ora e mezza, ed è giusto anche che, cioè, ti viene da esultare, poche palle, dai ragazzi, come abbiamo goduto noi quando Higuain ha esultato e abbiamo detto ha fatto bene esultare, perché al San Paolo l'hanno fischiato tutti, è giusto che Bonucci abbia esultato, perché gli abbiamo fatto un paiolo così. Quindi l'esultanza allo stadium io l'ho già dimenticata, anche perché per me il non esultare con l'ex squadra è una minchiata enorme. Parlando però di quello che ha detto e della scelta che ha fatto l'anno scorso, ragazzi, io non auguro a nessuno di passare quello che ha passato personalmente Bonucci l'anno scorso, non lo auguro a nessuno. Quindi io posso dire che probabilmente la moglie, che doveva stargli vicino, anche lei aveva poca lucidità di consigliarlo nel miglior modo possibile. Ma soprattutto credo che il procuratore sia uno di quelli che non gliene frega niente, come tutti i procuratori, del bene o del male, ma gli interessa più che altro guadagnare e sui vari bonus. Quindi alla fine a Lucci che cazzarola gliene fregava se Bonucci gioca la Juve o al Milan, non gliene frega niente. E quindi io su questo, diciamo che su di lui penderà la spada di Damocle per tutto l'anno. Però ecco, diciamo che se dovesse arrivare in punta di piedi, con calma, accettare anche la panchina, non creare storie, lavorare, io credo che tempo qualche mese tutti ci passiamo un po' sopra per il bene della Juve, e ci dobbiamo passare sopra per il bene della Juve. Ora vediamo come si evolve la cosa, anche se credo che ormai sia una trattativa ormai in dirittura d'arrivo. È un'operazione, come detto, che conviene a tutte e due a livello tecnico, ma soprattutto alla Juve conviene anche a livello economico, ecco, che quello non guasta mai. Tra l'altro la Juve con questa operazione qua avrebbe ancora potenza di fuoco per poter andare a provare a prendere un altro centrocampista. Ragazzi, spero di essere stato chiaro. Io voglio solo ricordarvi che il Milan che ho vissuto, che vinceva le Coppe dei Campioni con Ancelotti e poi ha vinto qualche scudetto eccetera, prendeva tutti i giocatori over 30, 32, Favalli, Pancaro, Rui Costa, e molte volte veniva detto Cafu, mi ricordo che ha preso, che sembrava a fine carriera, ma prendete i giocatori vecchi. Io giustamente loro dicevano, ma noi basta che ci fanno 2 anni, vinciamo, poi li diamo via. E non la capivo allora, però oggettivamente non è sbagliata come storia. Io vinco subito e poi ragiono su rifondare la squadra. E la Juve ha bisogno di giocatori esperti, altrimenti ragazzi, se non abbiamo l'esperienza non possiamo pensare di provare ad andare a vincere delle coppe con giocatori sempre più giovani. Noi abbiamo bisogno di esperienza e poi pian piano di affiancargli dei giovani. Ma secondo me questo scambio, come detto, alla fine a livello tecnico ci guadagnano entrambi.
forse però economicamente ci guadagna un po' di più la Juve. Ragazzi, vi saluto, che sono andato un po' per le lunghe, e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao.